Questo è il libro che abbiamo letto. Il segreto del bosco vecchio di Dino Buzzati. Sebastiano Procolo, un colonnello piuttosto serio, arriva in Val di Fondo per abbattere il bosco per fini sentimentali e cerca di ottenere la parte di proprietà di Benvenuto, il nipote di cui è tutore. Il suo desiderio arriva a tal punto di tentare l'omicidio con la complicità del vento Matteo, ma contro la volontà dei geni del Bosco Vecchio che aiutano più volte il bambino. Nel finale Sebastiano Procolo riacquista l'affetto del nipote e salva la situazione ormai precipitata, sacrificando se stesso. Benvenuto, che sta crescendo, accompagna il vento Matteo alla cima del monte, dove morirà come Procolo, svanendo nell'aria. Queste sono le frasi che ci hanno colpito di più. Soffiando in mezzo ai boschi, qua più forte, là più adagio, il vento si divertiva a suonare. Allora si udivano venir fuori dalla foresta lunghe canzoni simili alquanto ad inni sacri. Eterna voce della foresta nel suo potente respiro. Tu domani sarai molto più forte, domani comincerà per te una nuova vita, ma non capirai più molte cose, non le capirai più quando parlano gli alberi, né gli uccelli, né i fiumi, né i venti. Lasciò passare adagio il tempo meraviglioso che si ingrandisce d'ora in d'ora, inghiottendo senza pausa la vita, e accumula con pazienza gli anni, diventando sempre più immenso. Grazie per l'attenzione. Fatto da Sara e Roberta.
Grazie per l'attenzione. Fatto da Sara e Roberta.